che sapere. Se la notte mi ha detto che sei stata una nomea, e se ce l'ho avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa, e non mi vai privarmi della calma. Appena sceso dal palco, lui è Antonio Maggio. Ciao Antonio! Ciao, ciao a tutti, grazie. Tutto il calore fortissimo di questo pubblico? Beh, non è la prima volta per me qui a Cecina, ma ogni anno è sempre più bello. Poi ho avuto questo grande onore di ricevere da parte del sindaco questo riconoscimento col simbolo di Cecina. Per me è davvero un grande piacere, a maggior ragione spero di ritornarci al più presto. Tu sei vincitore di Sanremo Giovani 2013, com'è stata l'esperienza? È stata un'esperienza meravigliosa e insomma è innegabile che mi abbia cambiato la vita. Insomma, in questi ultimi mesi sto avendo la fortuna di fare tantissime cose molto molto belle, da Sanremo appunto al disco, al tour, insomma è un momento, un periodo bellissimo della mia vita. Senti Andrea, come nascono i tuoi pezzi generalmente? Non c'è una modalità standard, insomma, possono nascere a volte prima la musica, a volte prima il testo, racconto quello che vivo, quello che immagino anche, visto che la musica ci permette di lavorare con la fantasia, no? Tu ora c'hai il nuovo pezzo, mi ricordi come si chiama? È uscito questo nuovo singolo proprio settimana scorsa che si chiama Anche il tempo può aspettare ed è una canzone che è un po' un auspicio affinché il tempo possa fermarsi per farci vivere un po' più a lungo i momenti belli come ad esempio questa sera sul palco. Grazie, complimenti. Grazie a te, grazie.